Se c'è una cosa che mi viene chiesta spesso quando si ha a che fare con i sensori di movimento per accendere automaticamente le lampadine è: ma quando voglio posso accendere e spegnere una lampadina che dipende da questo sensore anche manualmente, come se fosse gestita da un normale interruttore? Vediamo. Sebi Torrisi, Creative Solutions. A parte tutte le opzioni che possono essere possibili, generalmente un sensore di movimento è formato da 3 morsetti, 2 di alimentazione e uno che è la fase interrotta, quindi che si chiude e si apre automaticamente al verificarsi dell'evento che legge questa lente, questo sensore, che può essere regolato con i tempi, quindi tempi di chiusura dopo che rileva il movimento e eccitamento sotto o sopra una quantità di luminosità per gestire appunto questa accensione automatica. Io tengo a ribadire determinati concetti anche se possono sembrare scontati per qualcuno, perché poi mi vengono fatte delle domande perché, da dove viene questo ragionamento, e noi ci arriviamo piano piano. Quindi abbiamo da qualche parte una lampada o un gruppo di lampadine, un corpo illuminante, e poi questo sensore formato da 3 morsetti, dove 2 sono quelli di alimentazione fase neutro perché servono a farlo funzionare, e poi il sensore stesso si prende la fase per chiuderla attraverso la sua logica verso l'uscita, verso quest'altro morsetto. È come se qua all'interno ci fosse, diciamo, un interruttorino automatico, quindi la fase, quando il sensore rileva il movimento, passa da qui e chiude il circuito con la lampadina che si accende. Si richiede infatti di poter gestire la lampada automaticamente dal sensore, per esempio in un passo carraio, e da qualche altra parte poterla accendere e spegnere da un punto che non è quello del campo visivo del sensore, in modo da poter illuminare il viale, il terrazzo o quello che sia, anche se non si è davanti il sensore, perché questa situazione potrebbe far comodo senza perdere la funzionalità del sensore quando poi si vuole tornare nelle condizioni normali. Quindi il giochetto andrebbe fatto qui: utilizzerei un deviatore a 3 morsetti, ed eccone qua uno. Questa volta pensiamo il deviatore non come deviata di serie civili per far accendere un corpo illuminante da 2 punti distinti o più quando si mette un invertitore nel mezzo, ma come un elemento a 3 poli elettromeccanico che è in grado di chiudere un contatto mentre ne apre un altro e viceversa, chiuderlo mentre si rilascia quello che era chiuso prima attraverso un contatto comune. Meglio se lo indichiamo così, quindi c'è questo contatto comune che ogni tanto chiude continuità con uno degli altri 2 morsetti oppure con gli altri 2, quindi o se ne chiude uno o se ne chiude un altro, perché il morsetto comune che dobbiamo poter distinguere bene in questo caso da questa vite di colore diverso in questa marca, in altre marche di deviatori indicato con una freccetta o con una F o comunque in maniera distinguibile, servirà a ripristinare, diciamo, la fase interrotta verso la lampada, e qui attraverso quella che chiamiamo comunemente deviata dobbiamo poter portare la fase che poi diciamo viene data in pasto al deviatore. Da un lato la diamo attraverso il vecchio impianto, l'impianto che stiamo modificando, quindi ripristiniamo questa connessione attraverso il sensore, eccola qua. Se il deviatore si trova in questa posizione, l'impianto è nella modalità automatica, quella del sensore. Se poi abbiamo la possibilità di portare fase da qualche parte verso l'altro morsetto del deviatore, in questo modo verrà aperto, disattivato, reso inattivo il circuito che dipende dal sensore e chiuso quello che dipende dalla fase. In questo caso avremo come se fosse un interruttore che in questa posizione del deviatore mi chiude questo circuito e accende la lampada. Non appena lo commuto si aprirà il circuito, la lampada resterà spenta fin quando non passerà qualcuno davanti al sensore per ripristinare la modalità originale, ovvero quella automatica. Sicuramente qualcuno interverrà dicendomi che il sensore rimarrebbe sempre alimentato perché fase e neutro rimangono lì ad alimentare il sensore. Sono soluzioni temporanee, si deve valutare se si tiene più all'interruttore o comunque alla gestione manuale, meglio diciamo così, oppure alla gestione automatica. Ci sarebbe un altro sistema che disattiverebbe con il sistema del deviatore anche l'alimentazione del sensore, ma l'unico problema è che ci potrebbe essere una fase di ritorno, magari lo vediamo alla fine velocemente, che in base al modello del sensore potrebbe danneggiarlo, perché alimenterebbe il sensore al contrario, quindi dalla fase di ritorno, mentre non c'è alimentazione dove deve esserci, e questo potrebbe danneggiarlo. Quindi passiamo al circuitino pratico e vediamo se funziona. Quindi facciamo un montaggio di massima del circuito di partenza per vedere poi dove e come faremo le modifiche. Quindi sensore, lampadina e alimentazione. Intanto ci liberiamo dai neutri, io li chiamo così perché sono i primi fili che io collego,
perché sono quelli su cui si deve ragionare meno. Quindi alimentazione, ovviamente si tratta di un circuito da banco, fate molta attenzione se ripetete diciamo, l'esperimento o comunque la prova da banco, meglio se fate mettere le mani a chi comunque ne sa di più. Quindi diamo il neutro qui e blu quello del sensore. In base allo schema elettrico del sensore stesso si apprende che il marrone è quello della fase diretta. Io utilizzo quasi sempre il nero finché posso per mandare la fase, e quindi per noi il nero è la fase, quella che non si interrompe mai, perché serve per alimentare il sensore. Dopodiché ci serve, vedete, il neutro l'ho già collegato diretto alla lampada qualche istante fa, ci serve connettere la fase interrotta, quella della lampada, o comunemente chiamata anche ritorno. Io sto operando con alimentazione diciamo aperta, disattivata, perché ho anche un quadretto da banco. Allora mi raccomando, operate con prudenza, perché anche la minima distrazione potrebbe essere pericolosa. Vedete, ho dato alimentazione, il circuito ha fatto un test, mi pare che ci siamo bene. Togliamo alimentazione e vediamo come effettuare questa modifica nella pratica. Deve tornare alla mano, togliamo la fase interrotta della lampada dalla morsettiera del sensore e la diamo al morsetto comune del deviatore. Vedete, il morsetto comune qui è quello che è indicato con la vite di colore diverso. Anche se un po' vecchiotta come serie, dovrebbe essere un'imitazione della Magic della Bidicino, comunque è funzionale. Eccoci qua. Adesso dobbiamo dare la deviata, la cosiddetta deviata. In un ramo della deviata diamo, ripristiniamo il ramo per far funzionare il circuito come prima, e nell'altro ramo diamo la fase. Quindi un pezzetto di grigio per distinguere comunque i flussi e i sensi che stiamo dando a tutte queste piccole linee, e poi fase in nero, così distinguiamo il circuito. Ovviamente stiamo parlando di collegamenti tutti temporanei e collegamenti da banco. Ecco qua, ripeto ancora una volta perché poi mi fate domande: deviatore, polo lampada, fase diretta per funzionare diretto, oppure fase che viene dal meccanismo, diciamo dalla logica del sensore, che a sua volta è alimentato tra fase diretta, neutro, altro neutro che va alla lampada. Allora giro il sensore in questa posizione per evitare di confonderci, perché abbiamo il deviatore davanti il sensore. Se pensate di essere in questa situazione, quindi avere il deviatore vicino il sensore, potete mettere in cascata su questo ramo marrone, in base alla logica che ho dato io al circuito, un interruttore, in modo da considerare il deviatore come un selettore della modalità di funzionamento, e poi l'interruttore vero e proprio, quello che viene dopo, perché ripeto, potreste incasinarvi se il deviatore o comunque l'elemento di comando si trova davanti il sensore. Se invece il sensore si trova all'inizio di un viale e poi dentro casa volete effettuare questa modifica, potete farlo secondo me tranquillamente senza interruttore in cascata. Quindi diamo alimentazione, in questo momento è tutto spento, vediamo, vedete, col deviatore riesco ad accendere e spegnere la lampadina, la spengo perché la devo tenere spenta, poi da qualche altra parte passa il soggetto, passa il veicolo e si accende la lampadina automaticamente. Ovviamente in questo momento la lampadina dipende da quello che sta chiudendo questo circuito, però io posso commutare nella modalità automatica, e quando il sensore, perché resta alimentato in base a quello che ho detto all'inizio, al mio ragionamento, rilascia il contatto, dovrei poterla spegnere. Vedete, se dovessi trattare il deviatore come circuito in questo modo, quindi in questa configurazione come circuito manuale, qui se voglio l'interruttore, quando questo circuito è chiuso la fase potrebbe, oltre che alimentare la lampada perché si chiude questo circuito, essere presente dove ci sarebbe l'uscita del sensore di movimento. E se qui non dovesse esserci alimentazione, perché il circuito sarebbe aperto da qui dal deviatore, potrei danneggiare il sensore in base alla scheda come è formata e come è concepita, perché abbiamo il neutro qui e qualcosa qua potrebbe accadere di strano. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate, se ci sono altre soluzioni o avete attivato altri tipi di macchinegni. Ci sarebbe comunque qualcosa ancora più sicuro e più, diciamo, conforme, forse più elettrica, più sicura, più lavorata,
con l'utilizzo dei contatti, dei relay. Ci dovrei lavorare su, ma per adesso non voglio generare confusione, perché il concetto è proprio questo: col deviatore si possono ottenere delle cose, diciamo, anche diverse dal concetto di accensione e spegnimento di lampada da due punti diversi nel circuito delle serie civili. Fatemi sapere cosa ne pensate, e a questo punto potrei annunciarvi che forse questo video tutorial potrebbe essere o il penultimo o l'ultimo che si svolge all'interno di questo garage, e vi aggiornerò man mano. Per adesso da Sebitorisi è tutto, vi ringrazio e comunque alla prossima.